Parte in Emilia-Romagna la campagna informativa dell'assessorato regionale alle politiche per la salute per promuovere la vaccinazione contro l'influenza. Impresa più ardua quest'anno dopo gli allarmi che stanno riguardando i vaccini fabbricati dall'azienda Novartis. Ora, fa sapere l'AIFA, il divieto d'utilizzo di quei vaccini è stato rimosso in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione prodotta dall'azienda in risposta alle richieste di indagini su un possibile difetto di qualità. Anche per questo la campagna informativa regionale mette l'accento sul fatto che il vaccino è sicuro, ha superato tutti i controlli ed è il mezzo più efficace per prevenire l'influenza e ridurne le possibili complicazioni, temibili soprattutto per le persone con patologie croniche o per le persone anziane. Il Servizio Sanitario Regionale garantisce la vaccinazione gratuita ad adulti e bambini con malattie croniche, ultra 65 anni, donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, operatori sanitari e personale di assistenza, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, personale degli allevamenti e dei macelli. La vaccinazione è gratuita anche per tutte le persone residenti nei comuni colpiti dal terremoto che hanno avuto l'ordinanza del sindaco per inagibilità o sgombero della propria abitazione, studio professionale o impresa. Il periodo più opportuno per la vaccinazione è tra novembre e dicembre.